ha voluto fortemente l'inaugurazione della panchina rossa con la CGIL, ha garantito il suo sostegno alla campagna per la zona detassata per gli assorbenti, ma è una città a misura delle donne, la città di Avellino è oggi una città a misura di donne. Diciamo che è una città che sicuramente accoglie, una città inclusiva, almeno ci provo, sicuramente l'ho già detto, per parlare di parità di genere dobbiamo ancora fare un percorso piuttosto, diciamo, lungo, però c'è la volontà chiaramente di fare sempre, diciamo, progressi. Non è facile, l'abbiamo già detto, la parità di genere è un problema di tipo culturale, si è detto più volte, e dobbiamo partire dal basso, quindi famiglia, la scuola e le istituzioni. Ognuno per le proprie competenze deve impegnarsi, ogni qualvolta si consuma un episodio di violenza dobbiamo interrogarci, ognuno è responsabile. E questo ci deve appunto convincere e costringere chiaramente ad assumersi le proprie responsabilità. Alcune associazioni lanciavano il problema dei servizi, penso ad esempio ai consultori, com'è oggi la situazione dei consultori? Bene, come ricordate avevamo individuato una struttura da destinare ai consultori, attendiamo, il comune deve mettere la struttura, chiaramente l'ASL dovrà fare la sua parte dando il personale idoneo, ci siamo impegnati con l'ASL, ci siamo visti, c'è stato uno scambio, diciamo, di note tra l'amministrazione, diciamo, l'ASL, e dobbiamo fare un sopralluogo e poi chiaramente muoverci in questo senso. Possiamo sicuramente dire che daremo sicuramente un consultore a questa città. Questa ovviamente l'occasione è propizia per fare anche qualche domanda sulla questione alloggi, a che punto siamo, e stiamo vivendo un periodo, diciamo, abbastanza movimentato da questo punto di vista. Sì, per quanto concerne, come sapete c'è stata appena, si è conclusa la procedura per il nuovo bando, quello insomma promosso dalla Regione Campania, adesso è stata appena, diciamo, pubblicata la graduatoria provvisoria, dove ci saranno appunto 30 giorni di tempo che saranno concessi agli utenti per poi presentare ricorso, comunque integrare la domanda, si passerà alla graduatoria definitiva. Il Comune di Avellino in questo caso non è un attore, perché dovrebbe chiaramente, tutto è gestito dalla Regione Campania, perché dovrà trasmettere gli alloggi disponibili alla Regione, poi chiaramente si procederà allo scorrimento della graduatoria, ma ribadisco che, e questo mi sento di dirlo, che, diciamo, gestire un'emergenza abitativa in questa città non significa soltanto far scorrere una graduatoria, assolutamente no, perché ci sono persone che sono assegnatari di immobili ma vivono in maniera indegna, quindi io direi che dobbiamo dare anche un'abitazione dignitosa a chi un'assegnazione ce l'ha, e non soltanto pensare a far scorrere una graduatoria, perché ci sono persone, ripeto, che sono abbandonate a se stesse, quindi dobbiamo anche sistemare queste famiglie, più delle volte hanno dei fragili, quindi bambini o comunque persone anziane che hanno diritto comunque di vivere in maniera, diciamo, migliorare la propria condizione, sicuramente sì.